Sindaco, un restyling di Calatanselvi che va oltre il valore stesso del restyling, cadono i muri. E cadono i muri e non sono i primi, ci sono tante aree nella nostra città non utilizzate e anzi in forte degrado, che devono avere un utilizzo per la crescita della città. Abbiamo buttato giù un muro, abbiamo fatto un'area verde, abbiamo collegato il Museo Navale con dei posteggi moderni e spaziosi, abbiamo dato un retro a quest'area di Calatanselmi, che potrà essere quindi utilizzata per le manifestazioni della città. Quindi un'opera importante, ma dobbiamo continuare a farne tante altre. È funzionale per il Museo Navale, che è uno dei più belli, che va completato, meglio organizzato, e ci dedicheremo a questo nei prossimi mesi. Una maggiore efficienza, una maggiore fruibilità. Dobbiamo bonificare la parte che rimane dell'ex area Salso, che possa essere un'area per la convegnistica. E così l'area della Calatanselmi, fruibile tutto l'anno, l'abbiamo già utilizzata come prima volta per i giochi nel periodo estivo, la useremo ancora nel periodo invernale e quindi spazi e luoghi utili per la convegnistica. A seguito dell'abbattimento del muro di Calatanselmi abbiamo iniziato i lavori di riqualificazione dell'area, di quest'area alle mie spalle. Abbiamo creato 77 posti auto a disposizione per il borgo, per la città, quindi importantissimi perché carenti in questa zona, e abbiamo realizzato l'area verde che connette la Calatanselmi al parcheggio. E siamo andati quindi a riqualificare questa zona. Sarà funzionale per il Museo Navale, i parcheggi saranno funzionali anche durante le vele d'epoca, parcheggi funzionali per tutti. Mentre il conto alla rovescia per il via è ormai questione di ore, hanno raggiunto quota 61 le iscrizioni al raduno di Vele d'Epoca di Imperia. La maggior parte delle signore del mare è già in ormeggio in banchina e gli equipaggi sono impegnati a preparare le imbarcazioni affinché splendano ancora di più domani in occasione della cerimonia inaugurale prevista alle 17:30. In Calatanselmi stamani si è tenuto anche l'ultimo sopralluogo da parte delle autorità per verificare che tutto fosse in ordine anche dal punto di vista delle misure di sicurezza previste per il grande evento. Allestito anche il deposito ex Salso, trasformato nella sede del concorso internazionale di scacchi che quest'anno farà da cornice alle vele d'epoca. Protagonista anche il Museo Navale, che oltre a restare aperto per le visite del pubblico, ospiterà nell'auditorium una serie di interessanti convegni. Il villaggio delle vele si va sempre più componendo e già ora appare in tutta la sua grandezza, comprendendo oltre alla Calatanselmi anche il vicino Borgo Marina, i cui locali saranno ancora una volta a riferimento per equipaggi e visitatori. Biblioteca regionale Liguria, naturalmente, finalità è valorizzazione dell'olio extravergine nel nostro territorio Ligure. Non è una novità, esiste già da 3-4 anni, però finalmente posso dire decolliamo. Abbiamo approvato il regolamento di esecuzione, ricomincia la campagna associativa, riteniamo molto numerosa, abbiamo occasioni, visibilità, i nostri soci saranno ospiti gratuiti di Golosari a Milano fine ottobre, così come Peccati di Gola a Mondovì 1-4 novembre, assoluta sinergia con la Camera di Commercio delle Riviere di Liguria, che è un partner di sostegno, oltre che socio eccezionale. E credo che anche l'apertura di un InfoPoint in Camera di Commercio, sede di Imperia, per dare informazioni, assistenza ai produttori, alla filiera olivicola sia estremamente importante. Quindi finalmente, ripeto, si decolla e spero che le vele, visto che siamo in periodo di vele d'epoca, siano dispiegate al vento e portino in porti sicuri. Ecco, l'oleoteca regionale quindi non luogo fisico, ma piuttosto metodo, progetto di promozione dell'extravergine del territorio. Ma credo che sia l'esatta intuizione, cioè abbiamo sdoganato dalla fisicità del frantoio Giromela, che è la sede storica e sede legale, ma l'oleoteca vogliamo che sia un qualcosa di dinamico, quindi assolutamente ligure, ripeto, perché dobbiamo andare da Spezia a Ventimiglia.
E poi stiamo studiando anche una rete di imprese, di soci dell'oleoteca che diventano loro stessi sede della oleoteca in senso metaforico. Voglio dire, i produttori che si assoggetteranno al disciplinare dell'oleoteca stessa diventeranno punto oleoteca a livello Liguria. Noi puntiamo a 100 soci in brevissimo tempo, questo è il target minimo, che ci permette anche di partecipare a un bando regionale che scade il 30 settembre, quindi come potete vedere stiamo correndo rapidissimamente, ma insomma, abbiamo già lavorato prima. Silvio De Fecondo è il presidente dell'Associazione dei Piccoli Azionisti di Banca Carige. Il 20 settembre ci sarà l'assemblea dei soci. Voi cercate di contare di più, di raccogliere delle deleghe per presentarvi, per dire ci siamo anche noi, così? Esatto, è un lavoro che stiamo portando avanti da 4 anni, da quando è nata l'associazione. Abbiamo sempre sostenuto la necessità di avere una voce all'interno degli organi della banca. Il 20 di settembre ci sarà l'assemblea per il rinnovo del consiglio di amministrazione. Coerentemente con quello che noi abbiamo sempre sostenuto, abbiamo cercato appunto qualcuno che potesse darci come dire, la possibilità di farlo. E inizialmente sembrava che questo dovesse avvenire con la lista presentata da Malacalza, che si era espresso pubblicamente a favore dei piccoli azionisti per una voce in consiglio. Quando la lista è stata presentata abbiamo purtroppo preso atto di una chiusura e a questo punto la lista che si contrappone, quella del dottor Mincione, ci ha dato la possibilità di una persona all'interno della sua lista, che sono io. Anche perché i piccoli azionisti sono quelli che hanno creduto di più in quella che doveva essere la banca dei Liguri, che poi si è dimostrata invece la banca che ha portato via i risparmi ai Liguri, perché chi ha investito in azioni si è ritrovato con un pugno di mosche. Esattamente, i piccoli azionisti prima dell'ultimo aumento di capitale detenevano nella banca oltre il 50% delle azioni. Dopo l'ultimo aumento di capitale questa percentuale è scesa all'incirca intorno al 30%. È sempre una percentuale importantissima e la prima in assoluto globalmente. Riteniamo che meriti una voce all'interno dell'organo di controllo della banca. Per questo motivo ci stiamo impegnando a raccogliere le deleghe dei piccoli azionisti in tutto il territorio, mandando il messaggio che questa potrebbe essere anche l'ultima occasione per i piccoli di poter esprimere una voce. Quindi si può andare in banca e dire io voglio dare la delega ai piccoli azionisti, a De Fecondo, negli sportelli dovrebbero dare le indicazioni, no? Diciamo che gli sportelli bancari danno le indicazioni e diciamo anche di più che all'interno del sito della banca c'è un link della nostra associazione dove ci sono anche i moduli, quindi autonomamente i piccoli azionisti possono andare sul sito della banca e trovare il collegamento per poter avere i moduli di iscrizione all'associazione e successivamente contattarci per la delega. Questo numero del Salus TG. Al via i test di medicina, 67.000 aspiranti dottori per 9.779 posti. Lo studio Bimbi in provetta a rischio ipertensione. Con internet veloce 25 minuti di sonno in meno. Sono 67.000 candidati che si contenderanno 9.779 posti. Giovani con il sogno di indossare il camice bianco ma con una montagna davanti. Solo un posto per 6 candidati. La prova nazionale si svolge il 4 settembre per medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e il 5 settembre per veterinaria. Quest'anno i posti disponibili sono aumentati 9.779 per medicina, 1.096 per odontoiatria e 759 per veterinaria. E per chi non dovesse farcela, il piano B prevede la possibilità di seguire 2 insegnamenti di altri corsi di studio di pari livello e di medesimo ordinamento e poter sostenere comunque 2 esami di medicina, per poi riprovare il prossimo anno il test e in caso di passaggio farseli riconoscere. C'è poi chi opta per atenei stranieri, magari in vista di un successivo rientro in Italia.
Secondo uno studio svizzero, i bambini concepiti attraverso le tecnologie di riproduzione assistita potrebbero essere a maggior rischio di sviluppare ipertensione arteriosa nelle prime fasi della vita. Attraverso un monitoraggio ambulatoriale della pressione arteriosa di 24 ore di 54 adolescenti sani, concepiti in provetta e 43 coetanei di controllo, i ricercatori hanno infatti scoperto che gli adolescenti nati in provetta avevano una pressione sanguigna sistolica e diastolica più alta rispetto al gruppo di controllo. Quando la rete va veloce si dorme meno, con una perdita di sonno di quasi mezz'ora. L'accesso a internet a banda larga è una delle cause della carenza di sonno che affligge i paesi dell'Occidente e che si fa più pronunciata nei periodi di transizione tra le vacanze e la ripresa lavorativa. È la conclusione di uno studio condotto da ricercatori dell'Università Bocconi di Milano e dell'Università Americana di Pittsburgh. Santa Rosalia. La patrona di Palermo, la Santuzza, che gode di un'antica e radicata devozione in Sicilia, non ha una storia ricca di testimonianze. Nata a Palermo, visse per alcuni anni alla corte della regina Margherita, moglie del re Guglielmo I di Sicilia. Avuto in dono dalla regina il Monte Pellegrino, lo scelse per condurvi vita di penitenza, lontano dalle distrazioni mondane. 3 anni dopo la morte, apparve a una donna ammalata, indicandole il luogo della sua sepoltura sul Monte Pellegrino. Il 15 luglio 1624 le ricerche ebbero buon esito e l'arcivescovo di Palermo nominò una commissione che stabilì l'autenticità delle reliquie. Patrona di Palermo e delle Sicilia, è invocata contro i terremoti.